storia e leggenda, la mitica saga. Immensa la gloria, eterna la fama della bella contessa di sì gentil dama. Fu sposa bambina e donna assai colta, libera volle viver la vita, audace il pensiero, ribelle ed ambita. Tante battaglie dovette affrontare, uomini e donne riuscì a conquistare. Vinse e divise il giudizio del mondo con il suo cuore un po' vagabondo. Sconfisse il nemico, eppure il pirata, la dolce signora, non fu catturata. Finì l'esistenza vivendo in convento, donna d'amore, di passione e di vento. Udite, signori, signore, ascoltate. Il cantastorie rintraccia memorie. Voi mi vedete, racconto e poi canto. E per mostrarvi di Giulia l'incanto. Thank you.
della divina Giulia oltrepassò i confini d'Europa, da occidente ad oriente, fino ai deserti d'Africa. Terribile fu quella notte d'agosto del 1534, quando il Barbarossa entrò in fuoco. Destata in piena notte, la Corrina infine le si cannava. Con il nostro martello sull'alto della notte, attraverso uno scuro sentiero, alla fine del quale non si lavano i cavalli, riuscì a fuggire. E mi rifugiai nel mio castello di Cappella. Chiesi scusa, Corrino, per aver violato la mia amicizia, ma il Barbarossa era vicino e lei mi temeva che mi volesse rapire per farmi dei dono che erano buttati. Cavalcai seduta con le chiome aperte, corsi in una notte da tempesta, una notte di sangue, il cui ricordo dovrebbe proprio io non mi ricordo. Tremo ancora al pensiero della vita e della sorte, toccata agli istituti, alle donne, ai bambini. Thank you.